Sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Ti bastano 10 minuti per giungere a casa, la nostra. La chiave ricorda che è sempre lì, lì sulla finestra. E nel far le valigie ricordati di non scordare qualche cosa di tuo che a te poi mi faccia pensare. E ora basta non stare più qui, ti rendi conto anche tu che noi soffriamo di più ogni istante che passa di più. No, non piangere, presto, 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 presto. Allora Riccardo, non sono le 7:40, sono proprio le 8 precise. Comincia la nostra trasmissione come tutte le settimane, giovedì su Radio Sankara. Eccoci qua. Ci siamo. Ricordiamo sempre che questo è, insomma, il nostro appuntamento settimanale, che poi, insomma, si può ascoltare sia attraverso i social che le varie piattaforme. Ci trovate da tutte le parti. Tutte le parti. Siamo onnipresenti. Come stai, Riccardo? Sto bene, aspettavo con ansia di tornare qui al microfono, come sempre. Siamo alla quinta puntata. Benché oggi tu abbia scelto un argomento impegnativo e anche abbastanza... Sì, con qualche sfaccettatura triste. Sì, direi. È chiaro, perché sennò non l'avrei scelto io, ma esatto. Però al di là di quello, no, eravamo un pochino, perché diciamolo, le ultime settimane avevamo avuto degli ospiti e siccome oggi si parla di perdita, noi nel frattempo abbiamo perso gli ospiti, perché oggi siamo soli e te, siamo tornati all'essenza, all'originalità del programma, io e te da soli. Che a volte potrebbe anche non essere male. Sì, è un po' come quando, capito, le coppie fanno, dopo 2 o 3 giorni che invitano a cena degli amici, si ritrovano a mangiare insieme. E un po' fa strano perché fa strano, manca però è importante. Potrebbe essere, no, proprio l'esempio che la perdita è, sì, come ho detto, esordiando, una cosa triste, può essere una cosa triste, ma allo stesso modo può essere anche una cosa buona, una cosa che porta a qualcosa di migliore, no? Certo, è proprio un po' la base per un arricchimento nuovo, per anche una conoscenza nuova. Insomma, ci ritroviamo qua e magari dobbiamo anche ripartire e fare... Conto sulle nostre forze, e senza magari l'aiuto di qualche super artista, di qualche come super ospite artista che abbiamo portato ultimamente. E oggi quindi puntata della perdita, tra l'altro aperta da una bellissima canzone di Battisti, e argomento che può riguardare diversi aspetti, l'abbiamo detto, assumere diverse sfaccettature. Sicuramente un po' partiamo dalla perdita in senso più stretto, Riccardo, diretto, quindi il lutto, la separazione da una persona, ma anche da un oggetto. Pensiamo all'abbandono della casa, pensiamo all'abbandono magari della patria. Tra l'altro gli scenari di guerra del mondo attuale, insomma, ce le propongono questi scenari, ma anche la perdita di se stessi. Vivere alla fine significa anche morire e rinascere, e ogni giorno siamo persone diverse, io e te, insomma, io stesso, ma noi stessi, insomma, non siamo la persona che eravamo ieri. Ma anche la perdita, Riccardo, di un amore, la perdita della fede, può essere anche la perdita come sconfitta, magari in campo sportivo, o magari per il mancato raggiungimento di un obiettivo professionale. Quindi possiamo dire, per riassumere, che la perdita è declinabile in moltissime fattispecie, ha come radice comune la separazione che ne consegue. Separazione da qualcosa, sì. Che ne consegue. Sì, diciamo appunto che hai citato tanti tipi di perdita differenti, ma che comunque hanno come un denominatore appunto la separazione. Ora, se si analizza la perdita in quanto perdita di una persona, appunto con un lutto, è chiaro che non si può che parlare di un sentimento negativo, no? Certo. Un sentimento che ci travoglie, si distrugge. Che poi, analizzando invece quella amorosa, penso che sia analogo quello che si prova, anche se poi il lutto è più profondo, no? Ma quando si perde una persona che si ama, che si viene lasciati, si soffre nello stesso modo in cui si soffre un lutto, se te guardi. Secondo me, quando si perde qualcosa di importante, che sia una persona, appunto, un sentimento, piuttosto che anche un oggetto al quale si è legati, ma che comunque richiama un sentimento, secondo me la sensazione è sempre la stessa. Poi varia l'intensità, la durata di essa, perché chiaramente per un lutto importante non si starà male come per la perdita di una fidanzata, no? Che dici, sì, passa tutto passa. Però nell'immediatezza, proprio la sensazione della perdita, secondo me è accomunabile a diversi ambiti di perdita.
Assolutamente, forse cambiano magari un po' le conseguenze, no, di queste, no, cosa ne consegue alle diversi tipi, certo, di perdita. E le reazioni. Alcune perdite sono anche colmabili, sono recuperabili. Esatto, io parlavo proprio della sensazione che si prova quando si concretizza di aver perso qualcosa. Ha una radice comune. Esatto, secondo me l'ho provato su me stesso. Certo, e intanto potevamo affrontare questa tematica anche come, diciamo, alle prime puntate, nel senso che comunque la perdita è qualcosa che noi sperimentiamo fin da subito, fin da subitissimo direi, fin dagli albori della nostra esistenza. Potremmo dire che la nostra vita è costellata da numerosi lutti, senza guardare, come dicevi prima, un'accezione troppo negativa. Ad esempio, la nascita dicono che è il primo lutto a cui andiamo incontro. Che si esce da là dentro, che ci si stava tanto bene, caro Pippo. Assolutamente, è così, nel senso che è la rescisione un po' dal mondo vattato e protetto, il mondo che poi ritroviamo nell'età adulta quando si esce di casa, no? Quando si abbandona il nido genitoriale al di là dell'utero, proprio, però sì, è un utero più grande che sono le mura di casa. Assolutissimamente, l'abbandono un po' del grembo materno, potremmo dire. Poi sì, chiaramente cresciamo, c'è quindi lo svezzamento, e quindi un po' il lattante che si separa un po' dal seno materno, c'è la crescita, poi c'è l'abbandono, come dicevi tu, del nido familiare, insomma, della sicurezza, anche che questo... Ogni piccola separazione vista così nella crescita chiaramente forma l'essere che riesce a stare da solo, no? Certo, e quindi l'esperienza della perdita è l'esperienza profondamente naturale dell'irreversibilità, nel senso che del non poter tornare indietro, e accompagna le nostre vite fin appunto dal primo giorno. Ovviamente la perdita la sperimentiamo un po' in tutte le nostre stagioni, un po' in tutte le fasce d'età. Possiamo dire che ad esempio la perdita, come abbiamo accennato prima, di una persona cara, tendenzialmente... parliamo in età magari tardo infantile o adolescenziale, spesso coincide, costringe un pochino a livello proprio di tempo l'inizio con la fase adulta. Spesso, diciamo, il nostro cominciare la fase adulta coincide con un evento magari legato poi alla perdita, alla separazione, diciamo, al lutto. Diciamo che la prima volta che si fronteggia un lutto importante, che si vede andare via una persona alla quale si teneva, si diventa più grandi, come hai detto te, perché è la prima volta che ci si rapporta con la vera perdita, con quella definitiva, diciamo, perché poi che non si possa tornare indietro quando ti stacchi dal grembo materno è più una cosa, diciamo, della vita che va avanti, ma non te ne rendi conto, la vivi, non si può tornare indietro, però quando non si torna indietro perché non si può più rivedere una persona, è la prima volta che fai conti con l'ineluttabilità della perdita, con quello che con la crescita che non ci si può fare niente, che va accettato. Quindi magari sono quegli eventi che rendono magari forzatamente anche precoce la fase adulta, no? Con tutti anche poi i danni che ne conseguono, perché poi... Sì, per chi ha diversi traumi del genere in età infantile, sì. Poi dovremmo... Qui ci potrebbe aiutare la nostra regista, che è una psicologa, ne sa senz'altro più di noi. La Silvia, salutiamola. Sì, che la salutiamo. Che ci assisterà anche a livello psicologico, quindi nei nostri ragionamenti. Quindi diciamo che il pericolo che può avvenire quando subiamo questi traumi in età magari molto precoce, molto anche infantile, è quello di un pericoloso squilibrio tra il vissuto ancora parziale del nostro fisico con l'intera e adulta esperienza del nostro dolore. Quindi c'è questo contrasto, siamo ancora nel fisico molto, molto debole, ancora inesperti, però magari già capaci di provare sulla nostra pelle una bruciatura. Almeno personalmente, molto poi, forte. Però penso che anche l'elaborazione forse deriva anche dal fatto che più vai avanti, più ne vedi, più vivi separazioni, più vedi persone che se ne vanno, quindi magari ti ci abitui. Però non necessariamente. Il dolore provato quando si è più grande è più leggero del primo, ecco. Si vivrà diversamente, si ha più esperienza, ma è sempre comunque travolgente quel tipo di dolore. Certo, anche se certi traumi sono più, no, nel senso... Sì, e poi diciamo ci si fa il caldo come tutto. Fuoco. Quando sei abituato di continuo a subire queste cose qui, magari dopo un po' riesci anche a accettare di più, anche perché poi va accettato. Certo, per molti abbiamo insomma tantissimi esempi, la fase adulta inizia semplicemente in modo diverso dal lutto vero e proprio. Un caso abbastanza diffuso, Riccardo, anche che sappiamo, è quello della perdita dell'idillio familiare, la rottura dell'unità familiare. Pensiamo al momento anche quando ci accorgiamo, anche nei nostri amici o le esperienze personali delle nostre famiglie, assistiamo alla frantumazione che subisce una famiglia quando magari i due genitori si separano, no? Per molti bambini là esattamente si manifestano tutti i presupposti per la sperimentazione della perdita e del dolore che si manifesta in seguito a questi eventi. Sì, è così, e ci si fa poco purtroppo.
Adesso io voglio alleggerire, perché mi sono entrato in un turbinio mentale pensando al lutto, la perdita, che io sono, come sai, emotivo e subisco questo tipo di discorso. E quindi allentiamo, mandiamo una canzone. Subito ce la spariamo, così. Spariamo una canzone. Io però ti volevo raccontare un aneddoto legato a questa cosa qui del un po' dei traumi che seguono magari a una rottura di un contesto familiare, no? Sì, la separazione dei due genitori. Io mi ricordo, ad esempio, piccolino, con la mia sensibilità, non che fosse superiore, ma comunque la mia personale, di Filippo Maccioni, mi ricordo che vissi un periodo in cui i miei genitori litigavano parecchio. E le sofferte. Magari era un periodo di un litigio normale per una coppia adulta, ma visto dalla mia insomma, età e dalla mia sensibilità, me lo ricordo come un periodo fortemente stressante per me. Certo. E ero molto preoccupato, e mi ricordo che presi una fotografia che ritraeva tutta la nostra famiglia unita in vacanza, l'attaccai al muro dello stanzino di casa nostra, promettendomi, fantasticando che finché avesse retto quella fotografia attaccata al muro, non ci sarebbe stato separazione dentro la nostra famiglia. E la foto è sempre lì. E la foto è sempre lì. E la sua mamma. E quella colla lì, probabilmente l'ho incollata con. Non collata con, non lo so. L'ho incollata con l'amore. Con l'amore, ma anche con, non lo so, con la fantasia e con tutto l'impegno che ci potevo mettere. A volte, però, per capire anche come. E soprattutto l'ha incollata con il Bostik. Così era, sì, sicuro. Era su Vinavi le altre mescolanze varie. Ultra tenero, l'ha incollata col Bostik. Ti porterò a vederlo questo cimelio. La canzone che dicevi. Avevi paura che i tuoi genitori perdessero l'amore. Sì. Non è successo. E quindi sarà stato un po' merito anche di questa fotografia, di questa aneddoto. Secondo me sì, è del Bostik. Sì, il Bostik, allora vi diamo una ricetta per far durare le vostre relazioni. La canzone che ho scelto è un po' banale, infatti lo sapevi già che avrei scelto questa, sì. È Perdere l'amore, ma perché mi piace tantissimo se la canzone, poi c'è un paio di acuti incredibili, e insomma ci sta sulla perdita, non parla di un lutto, ma parla di quando un vecchio si rende conto che è arrivata la frutta perché è rimasto solo, insomma. È triste, ma mi piace molto. Yes. E quindi ascoltiamo Massimo Ranieri, Perdere l'amore. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora. Rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente fino a che ti accorgi che non e vorresti urlare
abbiamo appena constatato quanto era incazzato per aver perso l'amore il nostro amico Massimo. E mentre ascoltavamo la canzone, abbiamo staccato le cuffie, parlavamo con la nostra regista Silvia, che prima che regista era una psicologa di quelle importanti, eclettica, sì, fa un po' di tutto. Ci spiegava appunto che c'è una forte analogia, cioè che il lutto si vive un po' come la perdita dell'amore. E siccome ora io volevo riferirlo io, ma ce l'abbiamo qui davanti ed ha un microfono davanti a sé, chi meglio di lei può spiegarci in questa come funziona davvero? Dicelo un po', Silvia. Il lutto, sì, nell'amore. Adesso mi sentite? Perché sì, ti sentiamo perfettamente. Male, perché le mie cuffie non funzionano benissimo. Allora, sì, mi aveva colpito nel vostro discorso il fatto che appunto avevate detto che la perdita dell'amore assomiglia al lutto. E in effetti in psicologia parliamo delle cinque fasi dell'elaborazione del lutto, sia per la morte vera e propria di una persona che per una perdita che può passare attraverso la fine di una relazione. E le cinque fasi sono la negazione, cioè la prima cosa che fai è rifiutare che questa cosa sia successa, che stia succedendo. Okay. Dopodiché c'è la rabbia, la depressione, la contrattazione, che è interessante quando cerchi praticamente di trovare qualsiasi soluzione per far sì che la cosa non succeda. Ti svendi. Sì, esatto. E poi infine c'è l'accettazione, quando arrivi in fondo e accetti quello che è successo. E ti liberi. Che è sempre figlia di un percorso, quindi. Che infatti è l'ultima. Sì, esatto. Chi poi non, no, chi non ce la fa andare, chi non riesce a intraprendere questo percorso, poi non arriva all'accettazione e dopo deve andare dalla Silvia. Certo, infatti è così. È proprio un lutto perché comunque può scaturire profonde emozioni, anche come tipo la depressione, no? Nel senso, è una delle fasi. Cioè. Grazie Silvia per questo approfondimento scientifico. Sì, e l'unica cosa che voglio dire prima di staccare il mio microfono è che non sono per forza in questo ordine. Ok. Quello dipende. Sono in ordini diversi. E quello che importa è che vengano però passare tutte, ecco. Sì, sì. Ok, no, per arrivare anche liberi, poi in fondo passi da queste forche caudine, via. Sì. Però, è comunque interessante perché per tanti motivi, Riccardo, perché comunque ci fa dire che la possiamo un po' tacciare come di tristezza, quello che ti pare, ma la perdita è proprio fondamento naturale delle nostre esistenze e delle nostre quotidianità. È inevitabile. E sono anche, diciamolo, perché sennò diciamo, insomma, si può dire che siamo negativi, eccetera, eccetera, o tristi e non ci interessa, a me non è mai interessato niente, però sono anche i fondamenti delle felicità prossime e future, no? Certo. Tutte questi traguardi e queste difficoltà che uno poi supera, nel senso. È anche della formazione personale, no? Del carattere, della forza della persona che poi riesce ad affrontare la vita, perché, come hai detto te, queste perdite sono inevitabili. E proprio perché sono inevitabili, forse, se lo sappiamo, dobbiamo cercare di trarne tanto qualcosa di positivo, finché è possibile. E poi di godere il momento finché non ce ne abbiamo davanti, finché stiamo bene, no? Certo. Perché sappiamo che arriverà. Sì, assolutamente. Proprio in relazione a questo, a questa cosa di cercare di godere del momento, perché appunto non si sa quando è arrivino queste perdite, ho scritto qualche riga a proposito di questo. E temevo che tu non scrivessi niente, perché io con questo argomento, perché eravamo un po', insomma, ho detto cosa facciamo, la perdi, ho detto Riccardo l'avrò preso un po' di contropiede, ma sì, lo sai che il bomber, il contropiede segnava tendenzialmente lui. E quindi ho scritto due righe. Sentiamo. E te le dico. Dice così: devi accettare che tutto sparisce, conviene godere finché ce n'è, non farci la bocca, che tanto finisce, finiscono gli attimi e finisce anche te. E non devi aspettare che ti salvi il futuro. Si vive al presente la felicità, che è cosa ciclica prenderla in culo. Se puoi, godi ora, che domani chissà. Grande Riccardo. E questa l'ho detta perché, appunto, come dice la pubblicità, non è un genio, ha solo dormito meglio Riccardo. perché appunto mi spaventa personalmente un po' la perdita delle cose, e quindi talvolta tendo a dire, ma sai che c'è, chi lo sa se domani mi ritocca. È un po' anche la tua... E quindi vivo dei momenti magari a volte anche d'eccesso proprio per questo. È l'anticamera un po' anche del tuo vivere, eh? Dietro la tua, insomma, irrequietezza, libertà nel vivere, libero, senza padroni, senza vincoli, in pigrizia, un po' accidioso, sì, c'è, sì, dentro, c'è dietro comunque la consapevolezza dell'effemerità delle cose, no? Della vita, dei momenti anche belli. Quindi sei uno che ci aggrappi e si vede. Certo, sì, è vero.
Infatti è per questo, cioè deriva da questo, cioè, quello poi, che ho scritto. Chiaramente lo esorcizzi con queste scritture anche. Sì. E ovviamente potremmo dire anche, Riccardo, che la perdita è un argomento anche fortemente anticapitalista, no? Nel senso che la società, viviamo in una società più iperattiva, più personica e consumistica che l'uomo ha conosciuto, voler trattare un tema così democratico perché riguarda tutti, ma impopolare, è qualcosa anche di reazionario, possiamo dire. Sì. E bisogna ammetterlo, viviamo un po' nella società dell'antilutto, dove non c'è possibile nemmeno elaborare la perdita, l'assenza, perché questo vuoto deve essere immediatamente colmato, riempito, o al più presto, o comunque, se no, sostituito e colmato con qualcosa di nuovo. Viviamo in un mondo dove comunque non c'è posto per la riparazione che dovrebbe seguire ogni rottura. Ci si deve dimenticare facilmente perché il mondo corre veloce. Assolutamente. Poi perché... Ma secondo me è impossibile. Cioè, è una cosa finta. Fingi di andare avanti. Cioè, secondo me bisogna, appunto, come diceva anche prima, elaborarle veramente le cose. Certo. Perché se uno dà meno peso solo perché pensa che perda e... che sta perdendo tempo e vuole perdere meno tempo, poi dopo sono convinto che ne pagherà le conseguenze. Certo, ma infatti dicevo che non c'era posto, appunto, per la riparazione, che dovrebbe seguire, come ci ha detto Silvia, ogni rottura, no? I famosi cinque passi, no? Perché la riparazione non solo è lenta e quindi non va a alimentare questo meccanismo anche capitalista, ma la riparazione è soprattutto gratuita, comunque ha un basso costo, mentre la sostituzione abbraccia proprio, cioè l'abbracciare il nuovo va incontro compiutamente alla logica del mercato di oggi. Sì, certo, a rimpiazzare quello che non c'è, non sentire mai la mancanza delle cose, perché bravo, questa qui è una cosa vista a livello di mercato, perché c'è sempre qualcosa di pronto per rimpiazzare o per sostituire quello che hai perso o che non hai. E poi creare un bisogno e creare nuove mancanze. Perché bravissimo. Se io ti metto davanti a 100 bisogni nuovi dei quali te non pensavi neanche di aver bisogno, poi ti trovi a un punto che invece quando ti tolgo una cosa che fino a qualche tempo prima per te era superflua, poi invece ti manca. Pensi che sia essenziale, no? Che sia essenziale, sì. E difatti le nostre vite assomigliano molto ai mercati, per cui la crisi di un amore trova apparente risoluzione nella produzione di un amore nuovo. La logica del rimpiazzo, no, Riccardo? Allora, questa cosa qui però dell'amore, no? Quando subisci una fiammata atomica, di solito se eri innamorato non ce la fai, in realtà, perché sei ancora schiacciato da quel lutto lì. Viceversa, quando invece provavi poco e da tempo e riparti, qualsiasi cosa ti sembra eccezionale perché non la provavi più da tempo, capito? Certo. Quindi sì. una Panda ti sembra una Ferrari, però questo è un altro discorso, vabbè. No, ve lo dico, che appunto questa logica di rimpiazzo, cioè si rompe il rapporto e comunque non accettiamo, non siamo neanche più pronti magari a quel piccolo smarrimento, disorientamento che viviamo quando sperimentiamo un po' la separazione. Dobbiamo comunque subito recuperare, rimetterci al passo, rientrare nei binari, e questo alla fine non fa che accavallare i problemi. Si vedono anche tante persone nelle relazioni che magari non hanno ancora, diciamo, appunto, elaborato il lutto, no? La fine di una storia, si tuffano in un nuovo rapporto e comunque si portano dietro le scorie di qualcosa di irrisolto e non vivono bene quello nuovo, e non vivono, sono sempre dentro quello precedente e non godono quello nuovo fosse buono, poi non riescono a sì, se ne vede spesso, assolutamente. Quindi quando poi parliamo di, come ci diceva Silvia, della perdita dell'amore, è anche un po' la perdita di una ragione di stare al mondo. E se siamo fortunati abbiamo altre ragioni che ci tengono a galla, altrimenti è possibile, no, cadere anche nello spettro della malinconia, cioè nella depressione. Alla fine perdere l'amore è perdere noi stessi, come diceva Massimo Ranieri nella canzone, di come ci conoscevamo ormai in maniera automatizzata prima, all'interno magari di quel sentimento, perdiamo quindi la sicurezza della nostra identità emotiva e soprattutto perdiamo il senso del mondo come lo conoscevamo. Cioè la sensazione che ho avuto anche in passato, magari non legato prettamente all'amore, ma altri momenti un po' abbastanza turbolenti della mia vita, in cui ti rendi conto che cambi il modo in cui ti guardi le cose, per cui la stessa città manca qualcosa. Cambia la città, eppure la città rimane la stessa, sì, sì. Cambia la strada, cambia quell'albero, cambia quel posto, il contesto, cambia il modo in cui te vedi le cose, perché sei cambiato te. Quindi quando si parla di perdere alla fine un qualcosa, che sia un lutto, una persona, un sentimento, una relazione, un'abitudine, una sicurezza, alla fine non crolla la nostra comunque esistenza, o comunque si plasma, si cambia, muta, e quindi
siamo sempre soprattutto spaventati dal passo successivo alla presa di coscienza di questa perdita, perché sappiamo che dietro la perdita c'è sempre comunque la necessità di un mutamento. Sappiamo che quando l'amore finisce deve conseguire, siamo quasi condannati, ci ribelliamo probabilmente a questo, no? Per quello magari non accettiamo certe fasi di quel lavoro che ci diceva Silvia prima, e sappiamo che dovremo affrontare un cambiamento, e perdere è il cugino, è lo stretto parente del cambiare. Questa è una paura che può comunque manifestarsi. Perdere obbliga a cambiare. Ci sta che sia forse anche la pura madre. Può darsi. Alzavi la mano. Silvia, aiuto da casa. No, dicevo che è un ottimo punto, è vero. Forse la paura di cambiare è ancora più grossa della paura di perdere. Perché è ineluttabile, perché per forza cambiare ci costringe in maniera, nel senso neanche democratica, veramente una dittatura del cambiamento. Però se sappiamo anche appunto accoglierlo, ci sono tantissime cose belle che possono succedere. Sì. È il momento della scienza, può darsi? Sì, è arrivato il momento adesso della nostra rubrica, che è a grande richiesta. Tutti i nostri ascoltatori continuano a chiedere quando rifate il momento Pippo Angela. Hai frente... E quindi... Con la colonna sonora parte ad accompagnarti, dici quello che ci devi dire di scientifico riguardo alla perdita. Sì, tanto questo è un suggerimento di Alberto Agela, quindi proprio dalla radice madre. Ci devo parlare della perdita in tarda età di fluidi corporei. La perdita delle cose si invecchia, pannolini. No, non mi spingo fin là. Oggi trattiamo la perdita sia in termini scientifici, ma soprattutto in termini anche ambientali. Sappiamo oggi che l'aumento dell'inquinamento e la continua distruzione degli habitat sta mettendo a rischio, Riccardo, numerose specie animali. Secondo la lista rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, che è veramente uno studio fondamentale, 42.000 specie, caro Riccardo, nel 2023 sono a rischio estinzione. Questa è una bella perdita, vedi? È un rischio, attenzione, perché si parla di rischio, a rischio di estinzione, con un aumento di circa 9.000 specie rispetto al 2008. Ovviamente nel frattempo molte specie animali sono state, diciamo, scoperte, quindi il differenziale... Poggio e bue fa pari. No, proprio pari, ma è minore. Tra queste specie di nuova scoperta abbiamo un mammifero gigante che abita le acque del Golfo del Messico ed è la balenottera di Rice. Eccola. La balenottera di Rice è un animale dalla stazza di 30 tonnellate, 12 metri di lunghezza. Scanti. La notizia triste, Riccardo, è che scoperta nel 2021 questa specie è già annoverata tra quelle in via d'estinzione. Da momento serietà. È stata una grande e grossa fiammata. Ne rimarrebbero soltanto 51 esemplari, quindi la specie di mammiferi marini più rara al mondo. Hai capito? E l'abbiamo scoperti proprio ieri. Sì. Non fate il tempo arriva. E quindi è così. Tra l'altro, poi mi fermo qua, ma avrei anche scoperto come dorme la balenottera di Rice. Sì, ma dai, questa è la prossima puntata. La prossima volta. Non vorrei svelare tutto. Leva la colonna, Silvia, perché sennò questo lì continua. Riccardo, però ora parlando cose, cos'è per te la perdita? Così è domanda a bruciapelo. Cos'è la perdita? Te l'ho detto, la perdita è qualcosa... Per te. Per me la perdita, dipende se la decido io, è una cosa necessaria. Ho allontanato delle cose definitivamente, delle persone, perché e sono stato meglio. Talvolta la perdita di qualcosa che mi sta a cuore è una cosa devastante, perché io sono, per non tante cose, ma sono abbastanza... dipendente, diciamo, e quindi se mi immagino di perdere qualche persona, ti o sei qualche, molto ancorato, moltissimo. Qualche persona, qualche cosa a me vicina, sto male. Infatti, poi dopo scaturisce quei pensieri tipo di goditela ora, no? Come dicevo prima, perché per me è mi fa paura, ecco, la perdita di alcune cose, perché godo la mia vita attraverso poche persone, poche abitudini, ma alle quali sono veramente attaccato, ecco. E quindi poi, vabbè. Come dice, no, in Gomorra, citando Gomorra, ora passiamo proprio al livello più basso, no? Bisognerebbe imparare a saper perdere tutto, perché Pippo? Sì, perché l'uomo che può va bene tutte cose tiene paura di niente. E questo è vero. Ed infatti io parlo di paura mia rispetto alla perdita, perché questo discorso così napoletanizzato che poi ci si ride, però è vero. E quindi no, per me la perdita è paura. Mi voglio anche collegare questa cosa qua, perché mi ha dato uno spunto, nel senso che abbiamo anche questa paura di perdere, che è una paura
tendenzialmente molto moderna e molto radicata, però abbiamo probabilmente così paura di perdere perché probabile anche che abbiamo troppo. Cioè, avessimo meno, avessimo l'essenziale, avremmo anche, vedremo anche questa paura comunque ridursi, no? Ridimensionarsi. Quindi la soluzione sarebbe già in casa, perché viviamo veramente continuamente... Alla Paola Conte faresti a meno di tutte cose. Beh sì, io ce l'ho un po' come, no, conosci, ce l'hai, un po' come dottrina, ce l'ho. Sì. Poi se lo vedete c'ha un codino liscio, lungo, nero, tiene sempre le mani concerte. Salvatore. Faccio Filippo Salvatore di secondo nome. Però in effetti è una società dove comunque tutto protetto, tutto, insomma, le nostre case sono blindate, i nostri cellulari hanno 3000 codici, le nostre macchine, insomma, sono iperprotette, sono esistenze molto che cerchiamo di rendere più ermetiche possibile, poi questo in realtà è una cosa che è impossibile, però probabilmente evidenzia anche un modo anche un po' naturale e forse eccessivo di vivere, soprattutto anche disponiamo di tante risorse, quando abbiamo meno probabilmente anche temiamo meno di perdere. Questo potrebbe essere vero, ma vista la società moderna lo scopriremo difficilmente. Partirei con rompendo un pochino questo ragionamento con una canzone. Che canzone hai scelto? Ho scelto la canzone, veramente un capolavoro, La cura di Battiato. La canzone, hai detto bene, la canzone. La canzone, grande, perché pezzo. Io, Riccardo, l'ho anche ascoltata oggi prima di venire qua, è veramente ogni volta un'emozione nuova, mi tocca veramente nel profondo, è qualcosa che... invito sempre a ascoltare, piuttosto non l'ascoltiamo, se va ascoltata con superficialità presuppone comunque un minimo di ascolto delle parole del testo. E questo è veramente parla proprio di come non perdere mai qualcosa, qualcuno, no? Dice da tutto se stesso per elevare una persona al massimo, per non perdere, per mai. Trascendere anche la morte, no? Il sentimento per andare oltre, per andare oltre. Ascoltiamolo, sì. Allora ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare.
ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Che pezzo immortale questo qui. Incredibile. Fantastico. Tutte le volte racconta un'emozione veramente anche nuova. E, vabbè, parole, frasi, Riccardo... È superiore, maestro è superiore, sì. Niente da dire. Tratto, mi sa, dall'album del, non so se degli anni, fine anni 90, oppure... Insomma, l'album mi sembra fosse l'imbalsamato. Sì, l'album, sicuramente. E mi sembra, e comunque poi ci sono diversi pezzi, diverse perle. E, invece Pippo, no, mi hai chiesto a me, dimmelo anche te, no? Che cos'è per te la perdita? Allora, la perdita per me è una strada oggi che prende due biforcazioni, Riccardo. Allora, la prima è poco originale, nel senso che un po' la condivido con te, della morte di persone a me care, no? Alla quale comunque sto cercando con difficoltà di prepararmi. E in questo mi aiuta molto la natura, che sai che è un mio grosso compagno, grossa compagna, che è manifestazione perenne di questo ciclo cosmico di nascita e morte, e quindi questo mi aiuta un pochino a esorcizzarla. E un'altra perdita che mi spaventa in realtà è la perdita della mia esistenza, del mio tempo. Come dice Jep Gambardella nella Grande Bellezza, la più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare. È vero. Ritengo che siamo ricchi dei nostri conti in banca. Io non sarei ricco nemmeno in quel senso, tra l'altro, però siamo tutti miliardari dal momento in cui abbiamo tempo da vivere. Però è una ricchezza a scadere questa. Noi diamo un'accezione al termine ricchezza che in natura non presenta alcun nesso, per cui per me la perdita è la necessità e la forza, la voglia estrema di non comunque abdicare al mio sonno, che è di quello di maneggiare, padroneggiare il mio tempo. A non perdere tempo, hai paura di perdere tempo. Non di perdere il tempo, ma anche di veramente che ci sia comunque... Di non essere padrone del tuo tempo. Sì, ma comunque che sia una manifestazione anche il mio essere, il mio tempo, nel senso di viverlo come, sì, come, per te. Come lo voglio, soprattutto sapendo che è la ricchezza veramente che disponiamo. Infatti poi, ritornando anche al discorso capitalistico, noi spesso per lavoro diamo, no, come cambio, che poi anche quello è un baratto, ci vengono dati dei soldi per il nostro tempo, che poi in realtà il tempo è la ricchezza, certo, ancora più preziosa del... No, della moneta con cui ci ripagano. Se la vedi così non dovresti lavorare per nessuno, cioè non dovresti... No, se lavori facendo quello magari... che ti piace, sì, allora non è allora un lavoro. Dopo, però no, non dovresti far niente per... che ti fa star male, perché se... Certo, infatti tendenzialmente conosci anche magari i miei ultimi sì, anni, sì. Infatti lavora con me, infatti non faccio niente di ciò che mi fa star male per adesso, ma probabilmente perché non ho neanche la forza. C'è gente che ha la forza, a volte anche la necessità, sì, sì, di dover comunque... Bravo, secondo me si tratta di necessità più che di forza. Sì, ma perché poi è ovvio che ognuno vorrebbe stare in una zona di comfort, sia al lavoro che a casa. Poi talvolta la vita, se tu dovessi, che ne so, mantenere tre figlioli, magari faresti due lavori, dovresti per forza perdere il tempo, dico tra virgolette, non facendo qualcosa che ti fa schifo, che non ti piace, solo perché serve per vivere, no? Però magari in quel caso lì poi il fatto che serva per vivere è legittimo al fatto che ne ha tempo perso, no? È per quello che riesci a farlo. Però se magari tre figlioli e chiaramente ti scaturisce un'esigenza, ma io volevo dire, in quel caso lì c'è anche una forza che magari io al momento non ho, sì, che ti fa dire, non so, vedere un bimbo, vedere tuo figlio, allora mi tirerebbe fuori una forza che io magari oggi, sì, non dispongo. Però al momento in cui ti fai quel lavoro che fa schifo, ti fa cagare lo stesso. Sì, però cambia comunque il paradigma, insomma, laterale, no? Sì, sì, dopo c'è un rovescio della medaglia e poi sono obbligato a farlo. Quindi io sto definendo cos'è la perdita per me in questo momento, certo, della mia esistenza. Sì, magari sì, tra sì. Facciamo la stessa trasmissione tra tre anni, ti dico, Riccardo, per me la perdita adesso è la perdita del lavoro, perché sì, certo, ho il mutuo e ho due figlioli a carico che li voglio fare studiare, li voglio far avere un'esistenza degna, sì, no? Quindi oggi per me è quello lì, perché per me sono ricco di quello oggi. Poi magari tra tre anni, certo, sono ricco di una famiglia. E cambia. Ovviamente le cose preziose poi nelle stagioni della vita, probabilmente le priorità cambiano anche. Certo. Sicuramente cambiano, quindi hai ragione, è un discorso che va aggiornato.
Certo. E, Riccardo, direi che ci siamo. In realtà poi è un argomento che potremmo parlare all'infinito. Di cui potremmo poi parlare e scandagliare all'infinito. Io non ho nient'altro da aggiungere, non so se hai qualche spunto, qualche curiosità. Penso di aver detto quello che dovevamo dire. Ci tengo a ringraziare Silvia per i preziosi interventi professionali che ci ha dato. Assolutamente. Sono anche un po', mi minaccia un po' anche la mia rubrica Pippo, cioè devo anche difendermi, perché se lei avanza così, uno che dice qualcosa di serio, capito che anche quella comunque è letteratura, scienza, quindi insomma mi devo difendere. Io, Riccardo, vorrei anche consigliare un film in chiusura di questa puntata, che è veramente una perla. Film del 2013 di Uberto Pasolini, che non è comunque parente di Pierpaolo, e che è tra l'altro un autore straordinario, che fece anche, non so se lo vedesti, ma Full Monty, sì, l'ho visto. Ragazzi squattrinati, una cosa del genere, è il sottotitolo. Il film si chiama Still Life e è veramente una perla, un film di un'immensa bellezza che va visto. Tra l'altro credo che si può trovare anche su Rai Play in questi momenti, e tratta questa tematica comunque della perdita, del lutto, con una poetica veramente disarmante, bellissimo, un film che riempie e migliora, mi ha migliorato come essere umano, è veramente, che consiglio, Still Life, tra l'altro di un regista italiano, quindi insomma sponsorizziamo anche il cinema italiano quando è bello e quando è fatto bene. E dopo questo prezioso consiglio del nostro Pippo, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 20, sempre qui su Radio Sankara. E impazienti di sentirci, ascoltarci di nuovo, e per stasera vi salutiamo, un saluto da Riccardo e Filippo. Boom, ora si può partire con la sigla. Grazie, alla prossima. Se sarà il vento canterà, se sarai acqua brillerà, se sarai ciò che sarò, e se sarai tempo ti aspetterò per sempre. Se sarai luce scalderai, se sarai luna ti vedrò, e se sarai qui non lo saprò, ma se sei tu sentirò.